Si è chiusa con un sorriso l'ottava edizione del festival teatrale Tra Sacro e Sacromonte di Varese, ma con un protagonista assoluto che ha confermato ancora una volta di sapere unire leggerezza e profondità. Cosa fa l'uomo moderno, né per di più ignorante come me, quando deve informarsi su una cosa? Va su internet. Per la prima volta, da autore e attore, Giacomo Poretti ha portato al Sacromonte un monologo che si intitola Come nasce un'anima. Perché questa era la richiesta fatta da un sacerdote che venne a trovare nostro figlio, che aveva un giorno di vita, disse: bene, avete fatto un corpo, adesso dovete fare un'anima. Caro mio padre Bruno, l'anima è un organo vero o immaginario? Se uno si va a fare un'ecografia, si vede? No! Tanto sono cose che interessano tutti, no? Che prima o poi tutti siamo incappati in questa parola, no? Ma padre Bruno, ma come si fa a fare un'anima? La sua risposta fu più sconcertante dell'esortazione di fare l'anima. Mi disse: cominci con il ringraziare. Chi? Domandai. Il Padre Eterno, che le ha donato un figlio e queste cose meravigliose che sono il mondo e la vita. Quindi secondo me il comico ha questo privilegio, che la gente è disposta ad ascoltarlo più di altre figure professionali, quindi caspita che responsabilità che abbiamo.